Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento del sabato con il settimanale, la rubrica di approfondimento della TGR. Vediamo i titoli di oggi. L'intera regione entro settembre coperta da connettività wireless grazie a una nuova tecnologia sviluppata da un'azienda di Cagli. Nasce tra le alture dell'Appennino, in provincia di Pesaro Urbino, la tecnologia che consentirà l'accesso internet a banda larga nelle aree lontane dalla costa, eliminando il divario digitale. Entro settembre la nostra regione sarà interamente coperta da connettività wireless grazie agli impianti di un'azienda di Cagli che sfida i colossi delle telecomunicazioni. Un progetto made in Marche di cui ci parla Alberto Pancrazzi. Se la nostra regione entro il prossimo settembre sarà interamente coperta da connettività wireless, fondamentale per ogni attività, lo si deve ad un progetto e ad una tecnologia completamente made in Marche. Il progetto, che prevede la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni per consentire accesso internet a banda larga nelle aree rimaste isolate, eliminandone il divario digitale, è stato infatti messo a punto dalla Townet di Cagli, insieme con partner installatori, sistemisti e internet provider che completeranno la rete e garantiranno l'effettiva connettività. E qui, tra le prime alture dell'Appennino, della provincia di Pesaro Urbino, l'azienda avviata nel 2003 da tre soci, una piccola Silicon Valley, lontana da aree fortemente urbanizzate, da dove è partita una sfida ai colossi delle telecomunicazioni. La Townet oggi è tra le principali aziende italiane nella produzione di apparati radio a banda larga, appena 10 dipendenti, compresi i soci fondatori, con un fatturato che nel 2012 ha superato i 2 milioni di euro, più 10%, una realtà imprenditoriale che non conosce crisi. Questo è stato un caso molto particolare, in cui è un territorio che non ha grandi opportunità, come può essere un hinterland di una grande metropoli, in realtà ha creato un'opportunità, perché un disagio e l'esigenza proprio di coprire un disagio ha creato per noi un'opportunità di risolverlo con una nuova tecnologia. Il fatto di stare tra i monti quindi non è assolutamente un ostacolo? Assolutamente non è un ostacolo, aumenta la qualità della vita, quindi noi riusciamo a fare tecnologie digitali con un panorama intorno meraviglioso. Le soluzioni Townet comprendono apparati wireless, piattaforme di network management per la gestione di utenti e servizi della rete e servizi di consulenza sulla progettazione di rete. Saranno 1500 gli impianti Wi-Fi prodotti dall'azienda di Cagli, che saranno installati nelle zone ancora non coperte delle Marche perché considerate a fallimento di mercato dai principali operatori del settore. L'investimento complessivo è di 12 milioni di euro. Le infrastrutture di telecomunicazioni per l'accesso al web saranno gestite in concessione per 10 anni dalle imprese che con Townet hanno costituito il consorzio WeMarket, impostosi nella gara finanziata con fondi europei. Da questo punto di vista le province marchigiane, la regione Marche in questo caso, è stata lungimirante, perché ha vincolato gli operatori a una gestione continua per almeno 10 anni. Cosa vuol dire? Che di fronte all'investimento, che gli viene riconosciuto in parte con finanziamenti pubblici, loro sono costretti ad ottenere dei risultati di copertura e di fatturato e di utenti per almeno 10 anni. Sicuramente un altro colpo messo a segno dall'azienda cagliese, che ha già partecipato ad altri progetti di copertura regionale, tra cui la Val d'Aosta, l'Umbria, la Puglia e la Campania. C'è la firma di Townet anche nella copertura Wi-Fi dell'ospedale regionale di Ancona e nel progetto Galileo Cervia, la più grande spiaggia Wi-Fi in Italia. Tutti i prodotti sono sviluppati internamente. Questo è il cuore finale della nostra azienda, dove i prodotti prendono vita fisica, vengono assemblati, configurati, testati, cosa importantissima, ne testiamo uno a uno, e imballati e poi ovviamente venduti. Ha avuto un grandissimo sviluppo, soprattutto per un fattore fondamentale. In una battuta si può dire: l'aria costa meno della terra, nel senso che trasportare informazioni in via terrestre ha un costo molto alto dovuto all'infrastruttura che deve essere messa in piedi, mentre invece tecnologie aeree, quindi via aria, hanno un impatto economico sicuramente inferiore. Questa banda larga che viene portata attraverso le onde radio e radiofrequenza, e fino ad arrivare anche in luoghi remoti. Il gruppo Townet comprende Wismax, il portale e-commerce, principale partner europeo di aziende di componentistica per telecomunicazioni con clienti in tutto il mondo.
piano piano è iniziato come scherzo tra noi soci per riutilizzare quello che era un avanzo di produzione, quindi uno scatolone dove c'erano dentro qualche componentistica in più. Adesso è diventato un business che sviluppa praticamente un quarto del fatturato dell'azienda. Abbiamo qualcosa come mediamente 20 ordini al giorno che arrivano ormai da tutto il mondo. Si può dire che da qui non viene buttato niente in pratica? Cerchiamo di non buttare niente, esattamente, e di valorizzare quelli che sono i nostri prodotti. Quindi cerchiamo di fare dei prodotti modulari e pensare quindi a abbandonare un po', diciamo, di orgoglio per il brand e fare mercato.